maledetta! Katia, smettila! Katia, smettila! Ma insomma, che cosa t'ha fatto? Smettila! Smettila! Elina! No, no! Guarda queste mani! Che ora ti fanno ribrezzo! Guardale! Basta, basta, lasciami! Ti fa ribrezzo! Baciala, baciala questa mano! Guardala, guardala! No, no! Lisa! Katia! Questa casa è mia! Sono io che devo domandare cosa vuole lei qui! Quando avvengono le cose che ho avvertito io, chiunque ha il dovere di intervenire. Ma è incredibile! Non c'è nessuno a bordo! Non c'è nessuno che guidi! Questi erano giochetti che amava fare il professor Brecht, signora. Da sola questa prova. È un bello affrontare il tuo, con il terrore che ti ritrovi per ogni ombra. Tenterò di vincerlo. La luce. Accendete la luce. Accendete la luce. Io devo vederlo. Non voglio impazzire, Germano! Io voglio vedere il suo cadavere! Voglio vedere se è vero che l'ho ucciso! Voglio vederlo nella bara, il suo corpo! Aprila! Un uomo come il professor Brecht vive al di là della sua morte. Io potevo salvarlo. L'ho visto dibattersi tra le fiamme. Io avevo le chiavi del cancello esterno. Perché non apresti quella porta, allora? Se non mi amavi, perché lo hai ingannato per anni con me? Se amavi lui! Hai tradito mio fratello con me. Hai ucciso mio fratello. Sei fuggita assurdamente da me. Sono successe cose terribili. Venga subito, non posso uscire. Katia! Apri! Aprite! Katia! Katia! Signora! Signora! Io sono come un assassino che deve tornare sul luogo del delitto. Lisa, tu non sei un'assassina. Domani parleremo della tua partenza. Devi andare via al più presto. Io penso domani stesso, se questa è l'unica soluzione per non diventare pazza. E poi ci sarai tu con me. È una villa incantevole.